qual è il futuro del Servizio Sanitario Nazionale? È un futuro che dipende da noi, dalla capacità che avremo di saper intercettare e affrontare le sfide che ci stanno arrivando. Abbiamo il tempo, fortunatamente, per poterle valutare, abbiamo il tempo per prendere le misure, di sicuro è un tempo che non possiamo perdere in logiche di breve periodo. Dobbiamo utilizzare le informazioni che abbiamo per ammodernare la governance del sistema sanitario e comprendere che gli investimenti di oggi sono l'unico e miglior viatico per stabilizzare la curva della spesa nel medio periodo. Ecco, anche la rete sul territorio è quella che ultimamente manca anche a causa dei tanti tagli. Cosa si può fare? Noi dobbiamo imparare a riqualificare l'organizzazione dei servizi sanitari allocando le risorse laddove servono. La sfida quindi è trasferire e potenziare il territorio e quindi quello che dicevamo in questo convegno, abbandonare la logica dei silos. I silos erano e sono uno strumento per raggiungere un obiettivo che è l'equilibrio di bilancio. Non dobbiamo trasformarli essi stessi in obiettivo, dobbiamo imparare a trasferire gli investimenti sul territorio e sull'innovazione soprattutto. Dobbiamo però, se vogliamo mantenere sostenibile il Servizio Sanitario Nazionale in un tempo più lungo dei prossimi 12 mesi, se vogliamo parlare ai nostri figli, dobbiamo imparare a comprendere che l'investimento che chiediamo al servizio sanitario non è un investimento che ha un tempo di ritorno in 12 mesi, è un investimento più importante in termini di qualità della vita, di prevenzione e soprattutto di accesso all'innovazione, che ha un costo importante immediato ma che elimina costi nel medio periodo. Quindi dobbiamo acquisire questa logica.